solamente uno al mese. Vediamolo, eccolo lì che lavora. Allora, un attimo di attenzione, amici a casa, perché è arrivato il momento di imparare a fare qualcosa di veramente prezioso. La nostra lezione di cucina con Giuseppe Amato ci insegnerà a fare il maritozzo con la panna. Ascolta, Amato, un siciliano dice uno al mese. Non l'ho detto noi in Sicilia, no, noi in Sicilia mangiamo, rispondi. Per carità, non abusare. Bravo. Ma una volta al mese no, anche una settimana. Almeno una settimana. Intanto è leggero, non è troppo dolce, non è carico di grassi. Vai. Sì, c'è un po' di panna, ma fa parte del gioco, no? Allora, ingredienti, farina. No, anche perché poi loro dicono una volta al mese, poi si mangiano tutte le mattine e il cornetto. Col miele. No, per il succo di arancia, però in realtà non è succo perché dentro c'è di tutto, il succo è meglio il maritozzo. Allora, gli ingredienti principali sono la farina, il lievito e il miele che già ho messo dentro. Mettiamo le uova a te, grazie. Okay. Guarda, io te li passo, tu puoi mettere dentro. Butto dentro? Uova intere? Sì, tutto all'interno, senza problemi. Questa è la parte più difficile, quella che dobbiamo fare, quella di mettere le uova, eh? Giusto, giusto, questo è difficile. Zucchero e latte. Okay. Cosa bisogna fare adesso? Giustamente noi abbiamo una macchina, passiamo il prodotto, ossia la bulla, nella planetaria e iniziamo a lavorare. Si formerà una maglia glutinica. Da lì... Si forma la? Maglia glutinica, ossia l'impasto inizia a diventare tenace. Okay. Sì, perché questa è una farina forte, okay. Non è una farina debole come quella dei biscotti. E questa si è allenata? Sì. Ok. Allora, azioniamo la macchina e inizia a lavorare. Ma quindi oggi non faccio nulla? No, non ti faccio stancare oggi. Allora, cosa succede da qui? Questa lavorerà da sola. Quanto tempo? Ogni tanto calcola che per finire l'impasto ci vogliono 6-7 minuti. Ok. Ma noi velocizziamo leggermente. Perfetto. Poi abbiamo la parte grassa che è l'olio, sale, aromi, buccia d'arancia e vaniglia, pinoli e uvetta. Ok, perché hai, vedete, cioè sia l'uvetta questa e questa? Perché allora, è divise? Perché? Solo perché questa già l'ho preparata e l'ho asciugata leggermente. Ah, okay. Va idratata l'uvetta perché di su è dura. Sì. Se io la mettessi all'interno del prodotto in quel modo, quindi, dura... Quindi messo solamente, hai messo solo acqua? No, acqua e rum. Per profumarla potrei mettere solamente acqua. Okay. Questa è una cosa, sai, questa soggettiva. Questa è variante per i più piccoli. Bravissimo. Quindi mettiamo solo acqua. Bravissimo. Okay. Questo ci avviciniamo tutto. Okay. Vicino alla macchina. Vedi che inizia a diventare un composto omogeneo? Ah, molto perciò più veloce. Inizia, sì, perché altrimenti questo l'avrei dovuto fare a mano. A così. Mano, ci vuole un bel po' di tempo. E a mano che succede? Sì, si può fare, ma non formiamo la stessa identica maglia glutinea come se fosse in macchina. Ok. Ci siamo? Tu ce l'hai già pronta, allora, però. Io ce l'ho pronta, perché una volta pronto il composto, abbiamo inserito tutti gli ingredienti. Eccolo, questo è il nostro frigo. Ok. Si presenterà in questo modo. Ah, quella la possiamo domani, spegnere, allora. Domani. Perfetto. Mm? Che cosa domani? Domani questo, nel senso, faccio l'impasto, lo metto sul tavolo, sì. Gli do una lavorata, si chiama una pirlata, e si mette all'interno del contenitore leggermente unto. Per avere un ottimo maritozzo cosa devo fare? Una lunga fermentazione, perciò oggi faccio l'impasto, domani lavoro l'impasto. Scusa, dove lo metti? In frigorifero? In frigorifero. Dopo, una volta io lo tiro fuori dalla macchina, sul tavolo, lo mettiamo nel contenitore, un'oretta quindi fuori. Quindi noi dobbiamo prevedere, domani facciamo, per domani avrete il maritozzo. Se vuoi un buon prodotto, sì, leggero e molto aromatico. Okay, perché più è lunga la fermentazione, più leggero sarà il prodotto. Un solo giorno oppure può rimanere no, anche... No, dopo tende a diventare acidulo. Quindi un giorno. Perciò un giorno. Mazza quante cose troveremo si questo. Ok, se questo provi, si è gonfiato. Prova, poi, prova ad annusare, senti che profumo che fa. Acido lattico e acido acetico. Buono. Allora, buonissimo. Da qui cosa facciamo? Un pizzico di farina sulla tavola. Guarda che bello. Mm? Okay. E il prodotto, visto che io ho leggermente unto lo stampo, faccio questo. Eccolo qui. Guarda qui. Da ecco, qui, quando vediamo, guarda qua, tutto il nido. Lo questa vedi? È la fermentazione, guardate, si vede la lunga lievitazione. Qua. Ecco, questo significa che ha fatto la lunga fermentazione? Sì. È un po' il come prodotto... il pane. Bravissimo, bravissimo. Ok. Automaticamente, ora da qui cosa faccio? Decido la porzionatura. Ok. Perciò 20 grammi, 30 grammi, 40 grammi, solitamente 50 grammi. Tagli e pesi. Ok. Questi saranno, secondo me, un... no, questo è grosso. Questi sono 60 grammi. Allora, solitamente noi sai che facciamo questo lavoro qui? Aspetta, no. Aspetta. Cioè, ho 80. Sbagliato. Quanto niente, hai detto tu? 60. 60. 50. Quello decidi tu poi alla fine, mamma no? Mia, ok. Vai, okay. Ora penso di esserci. Ok, è 50 perfetto, grammi. Perfetto. 50. Allora, fanne qualche altro. Ok. E da qui cosa faccio? Una leggerissima girata sulla tavola. In questo modo. Ok, allora io intanto 40 fanne 3-4, perfetto, per far capire qual è la tecnica. Ok, intanto vado. Ok, perciò leggera, a posto, fatto.
tende ad attaccarsi sulle mani se non giri velocemente. Okay. Se vuoi c'è un pizzico di farina. Vedi okay. che non si attacca più? Vedi, a posto. Perfetto. Da qui dobbiamo dare adesso la forma tipica del maritozzo. Ok. Gli ho dato un po' di struttura. Ora, sporco leggermente Scusa, con la farina. Scusa, ti posso chiedere una cosa? Se dovessi sbagliare con la quantità della farina, cioè nel senso ne metto un po' di più, sbaglio? Ma se la metti qui sul tavolo, no, non è un problema. No, okay, oddio, okay. cosa succede? Tende a scivolare. Perciò ti verrà difficile e puoi chiuderlo. Schiaccia leggermente. Sì. Vai verso l'interno. Guarda. Bravo. Due e tre. Da qui lo allungo un pizzico e gli do la forma al limoncino. Guarda qui. Ecco. Cioè, tu stai diventando più bravo di me. Io aspetta, ho paura, però. Aspetta, non ecco te ne faccio qua. Più lezioni. No. Ok. Un limoncino, okay, più o meno. Da qui cosa succede? Verrà messo su placca. Con carta da forno. Ci vuole tempo, Massimiliano, per farli. Non è una cosa veloce. Se vuoi un buon prodotto. In questo modo qui. Perfetto. Si riempie la placca. E si mette a lievitare almeno un'oretta e mezza. Carta da forno, carta da forno. Sì. Questa dove si butta? Questa dove si butta lo scoprirete dopo, perché dopo parleremo della carta da forno, quindi attenzione, seguiteci. Okay, ci siamo? Vai. Allora, un'oretta e mezza a lievitare, il prodotto si gonfierà, diventerà più del doppio, si va in forno e si cuoce a 175 gradi, 180 gradi, per 15-16 minuti. Il tempo dipende da che cosa? Dalla grammatura che tu gli hai dato. Perché se io lo facessi da 20 grammi e lo faccio da 60 grammi, cambia il tempo di cottura. Ci ha preso mano, eh? Sì. Ma ti piace? E poi fai così. Okay. Guarda, è semplicissimo. Uno, due, chiudo all'interno per un paio di volte, come se fosse un bondì e come se fosse il maritozzo. Il maritozzo, Semplicissimo. Vabbè, non è che mi vengano proprio bene, però... Non ti preoccupare. Ok. Intanto ci sono quelli pronti. Ok, quindi... No. E lo mettiamo in forno, perfetto. Trascorso il tempo, è andato in cottura il prodotto. Hai 2 minuti, Ce la facciamo in 2 minuti? Certo. Ok. Prendiamo che cosa? La panna. È la panna. Questa serve. Scusami, ora la panna però come l'abbiamo fatta? La panna, basta montarla. Ok, come panna la montiamo? Panna leggermente zuccherata. Io metto il 6% di zucchero. Cosa vuol dire? Un litro di panna, 60 grammi di zucchero. Perciò questa qui la montiamo o a mano o quando fai grandi quantità con la macchina. Perfetto. Ci siamo? Ok. Perciò questa va girata bene e si prende... Eccolo. Ecco il maritozzo. Guarda che leggerezza questo è quello. Guardate quanto... leggerissimo. Questo è quello che è lievitato... È lievitato e già stato cotto. Perfetto. Perciò questo è 2 giorni. Okay. Ok. Da qui... Lo taglio. Lo tagliamo. Lo puoi tagliare sia leggermente obliquo che dalla parte superiore in modo che lo apriamo. L'importante è che non arrivi giù. Ok. Cioè che non lo apri. Così a forma di panino. Così. Guarda, potresti fare anche questo. No, ne va bene una per lui. Guarda, lo taglia. Guarda. A metà. Così. Okay, più proprio sopra. Perfetto. Ok. Ok. La panna, giustamente... Guarda, facciamone 3, perché io sono sicuro che te lo mangerai questo. Facciamone un po' di più, tagliali. Tutti quanti in questo modo qua. Ok. Qual è l'errore che non dobbiamo commettere? L'errore che non devi commettere è tagliarlo totalmente. Se no si separa. Ok. Sacca a poche. Sacca a poche. Mettiamo la panna all'interno. Temperatura della panna come deve essere? Fredda, da frigorifero. Fredda, tutto fredda. In frigorifero. Perché altrimenti si smonta poi certo. Un po'. Da qui, apri leggermente, apri ancora. Okay. Ok, guarda qui. Mettiamo. Ora, hai 2 soluzioni, o così decorato, oppure, ti prendo questo qui. Guarda qua. Guarda che facciamo adesso. Metto la stessa quantità di panna, deve essere ricco. Sì. Prendo un tarocco. Ah, vedi, per la perfezione così. Tipico, come lo fanno poi giustamente a Roma, ma da qui ognuno poi lo perfeziona e lo Signori, fa direttamente come vuole. Dal campione mondiale di pasticceria, Giuseppe Amato. Vai. Aspetta, andiamo. Vieni qua. No, vieni non qua. È finito. Per poter Ti giudicare, sporco le mani. Bisogna assaggiare Giuseppe Amato. Complimenti. Grazie. Vai. Una volta al giorno toglie il nutrizionista da torno. Un po' di panna ti sporca? È buonissimo, buonissimo. A te Domenico, scusa. Scusa.